Ciao ragazze, ciao ragazzi, spero ci sia abbastanza luce, ormai fa buio prestissimo e non so mai come posizionare le luci. Comunque, allora, mia family, oggi in realtà volevo filmare un video haul dei danni che ho fatto a Parigi e delle cosine che ho preso a Disneyland Paris, che sono troppo carine e devo assolutamente farvi vedere tutto. Poi però mi è venuto in mente di fare questo video chiacchiericcio perché... uno, era un po' che non facevo un video chiacchiericcio e mi piace stare vicino a voi e in questi video secondo me riesco a, non so, ad arrivare di più a voi o comunque a chiacchierare liberamente, a parlare heart to heart con voi. E due, perché ci tengo a parlare con voi di determinate cose che secondo me ultimamente sono successe o stanno succedendo, ovviamente niente di grave, ma se seguite tutta la vicenda mia dell'ultimo periodo eccetera eccetera sapete più o meno di che cosa parlo. Non voglio entrare nel merito perché insomma lo sapete, se non lo sapete penso che lo sappiate, comunque se non lo sapete penso che... se non lo sapete penso che non lo sappiate, Nicole, certo, insomma questo è ovvio. Se non lo sapete, mi sono separata da Tomas, ormai sono passati più di 2 mesi e quindi... scusate, mi è suonato il cellulare, quindi perdo sempre il filo. Quindi in questi ultimi 2 mesi, almeno magari un feeling mio, però secondo me mi sono un po' allontanata da voi, non volendo farlo, però visto che sono successe queste vicende personali e ragazzi io del 90% di quello che è successo e sta succedendo non posso parlare, ovviamente su internet, su YouTube eccetera, potete immaginare, quindi essendo successe tutte queste cose nella mia vita, nella mia sfera privata, sfera personale eccetera, cose che io anche condividerei con voi, ma non è giusto verso l'altra persona e non posso. Quindi appunto in questo periodo secondo me un po' per il fatto che io comunque sto un po' così così o sono stata male e mi si è un po' sconvolta la vita, nel senso che sto organizzando miliardi di cose e tutto è cambiato. Ripeto, è stata una mia scelta, quindi è quello che ho voluto io ed è meglio per me e sto, tra virgolette, cioè sto meglio adesso, però comunque mi si è sconvolto tutto. Però il punto di questo video è che secondo me mi sono un po' allontanata da voi in questo periodo, non perché ho fatto meno video, non perché ho fatto meno post eccetera, però non potendo condividere proprio il 100% di quello che mi sta succedendo ho avuto un po' di difficoltà e vi sento un pochino più lontani e di questo mi dispiace enormemente. Poi non so se è così o non è così, magari mi dite no Nicole non è così, cioè ti capiamo, non lo so, io spero, perché ho sempre mille dubbi nella mia vita, non sono mai sicura di niente, anche se tutti pensano che io sia sicura e convinta di tutto su YouTube, ma non è così ragazzi. E di questo sì, mi dispiace tantissimo perché vi sento un po' più lontani e non vorrei fare lo stesso errore che ho fatto ai tempi, anni e anni fa, se mi seguivate già all'epoca, se no comunque penso lo sappiate perché poi ne ho parlato nei video. Non voglio fare lo stesso errore che avevo fatto quando mi ero lasciata con Neil, vi sto parlando ovviamente di inizio, metà 2015, perché lì veramente ho postato anche molto meno e ho parlato molto meno con voi, mi sono un po' chiusa in me stessa e mi sono forse un po' resa conto in questo momento che sto facendo la stessa cosa, non forse non così tanto, perché comunque posto e vi scrivo eccetera, però ho notato che proprio mi sto tenendo dentro un po' delle cose, appunto perché devo, ma anche perché mi è difficile e quindi non so, non lo so, un po' come questa sensazione, specialmente negli ultimi giorni, di essermi un po' allontanata da voi e mi rattrista molto questa cosa, quindi volevo fare questo video un po' per spiegarvi come sto 2 mesi dopo, un po' per appunto sentirvi di nuovo vicini, perché alla fine i video in cui vi sento più vicini leggendo i vostri commenti e le vostre reazioni, perché lo sapete li leggo sempre tutti, non c'è video in cui io non lega tutti i commenti, ok? Però nei video chiacchiericci vi sento sempre molto più vicini a me
sia quando li faccio che poi quando appunto leggo i vostri commenti che mi lasciate eccetera, e quindi ci tenevo a fare questo video e a lasciare il video al prossimo lunedì e a chiudere la settimana con un video molto heart to heart, perché secondo me, perché per me o per il mio canale comunque è molto importante il rapporto che io ho con voi. È chiaro che qualcuno può dire sì, certo, perché è il tuo lavoro, quindi è ovvio che a te interessi. No, il fatto è che proprio il rapporto che io ho con voi quando vi incontro agli eventi, agli incontri, per la strada, è un rapporto proprio di amicizia, cioè ci vogliamo bene e quindi io a voi ci tengo. E non voglio ripetere gli stessi errori che ho fatto in passato e allontanarmi da voi per un periodo così lungo, che poi è tra virgolette un po' difficile spiegarvi tutto quello che succede e ritornare a come ero prima e ad aprirmi con voi come prima, ecco. Quindi sappiate che mi dispiace di questa cosa. Poi magari sono solo fisse mie o paure mie, magari voi mi direte no, non è così, non ti sentiamo più lontana eccetera, però secondo me un po' è stato così in questi ultimi 2 mesi e la colpa è solo mia, quindi vi devo un po' delle scuse secondo me per questo, così come vi dovevo delle scuse quando era successo nel 2015, vi devo delle scuse anche adesso. Spero comunque che riusciate a capirmi, possiate capirmi almeno un po', e in queste scuse voglio includere anche magari qualche titolo che non vi è piaciuto o qualche cosa che ho detto in qualche video che magari mi avete detto non era, cioè alcuni mi hanno detto no, potevi evitare eccetera eccetera, quindi capitemi, la situazione è difficile, io non sono la persona più perfetta al mondo, anzi nessuno è perfetto, ma io men che meno, lo so, me ne rendo conto, non penso mai di avere la verità in tasca, anzi ho sempre miliardi di dubbi, quindi sappiate che anch'io sbaglio e me ne rendo conto, non penso di, cioè se metto un titolo non penso di avere la verità al 100%, poi magari mi dite Nicola non è proprio il massimo eccetera eccetera, mi riferisco all'ultimo video di Disneyland per esempio e poi lo modifico perché magari vi ascolto e avete ragione, questo per anche per confermare il fatto che comunque leggo i vostri commenti e che comunque quando mi dite Nicole, magari io vi ascolto proprio come ho fatto con quel video e in generale vi ascolto sempre, però a volte proprio vado a modificare effettivamente le cose perché me lo dite voi, ecco perché vi ascolto ed è importante quello che mi dite. Per me il mio canale è sempre come si dice, sempre una community, il mio canale è sempre una community ed è sempre, c'è sempre uno scambio di opinioni, di idee, di parole, quindi è importante per me che sappiate che comunque tutto quello che mi arriva da parte vostra, che siano commenti, messaggi privati eccetera, io lo tengo in considerazione e anzi se per esempio una cosa me la dite in tanti io cerco anche di modificare perché penso che magari avete anche ragione come in questo caso, quindi anche in avanti, no, io voglio dire, capitemi, sono una ragazza che sta divorziando, sto passando quello che sto passando e non posso appunto parlare, ma nello specifico intendo, però capitemi se faccio qualche errore o sbaglio qualcosa o perché non sono perfetta e anche io sbaglio, voglio dire tutto qua, però non per questo vi voglio meno bene o non per questo penso di essere chissà chi, non per questo non lo so, non credo di essere una brutta persona eccetera e non sto parlando degli haters che mi lasciano commenti eccetera, perché quelli ci sono sempre, sempre ci saranno, non ascolto quello che mi dicono gli haters, sinceramente lì proprio rido e basta, oppure ci resto anche tanto male a volte, devo essere sincera, a volte ci rimango ancora tanto tanto male, perché sono io che sono un po' troppo sensibile, dovrei imparare a non esserlo, ho imparato negli anni un po', ma non a sufficienza evidentemente, perché boh vabbè, i messaggi che mi davano magari fastidio 5-6 anni fa non mi danno alcun fastidio adesso, però ci sono sempre quei messaggi cattivi, no? Che ti fanno star male, almeno per me è così, poi magari altri youtuber non se ne fregano beati loro, però per quanto mi riguarda purtroppo mi capita sempre, però cosa stavo dicendo sul filo del discorso? Stavo dicendo che non ascolto quello che mi dicono gli haters, ma sto parlando proprio di quando la mia family mi dice certe cose o mi dà dei consigli eccetera, sappiate che per me siete importanti e ci tengo
ad ascoltare i vostri pareri e magari anche ad agire come mi consigliate a volte, perché per me siete molto molto importanti, al di là del fatto che per me è un lavoro, ma proprio umanamente quando io ho l'occasione di incontrarvi. E a proposito, presto ci saranno degli incontri con voi, spero di poter raggiungere anche città in cui non sono mai stata, quindi ragazzi, incrociamo le dita, sto facendo di tutto, sappiate che nel dietro le quinte sto sempre lavorando per poter venire nelle città in cui non sono mai venuta, però quando vi incontro, il rapporto che ho con voi per me è importante, cioè il rapporto che ho con voi che mi guardate per me è importante, ma non siete solo dei commenti e dei messaggi per me, quando faccio gli incontri vi vedo, mi parlate, me le dite le cose e per me non è solo importante, ma è la chiave di tutto, che a voi piaccia il contenuto dei miei video, che a voi piaccia come sono, che voi siate d'accordo con quello che faccio, eccetera, perché io sono qui per voi. Quindi stesso discorso è quando mi fermate per la strada oppure vi vedo che mi riconoscete ma avete paura a chiedermi una foto, mi salutate però poi siete super riluttanti, allora cioè devo quasi farvi capire che non vi mangio, ok? Perché è la stessa identica cosa, io a voi devo tantissimo. Quindi non abbiate paura di dirmi quello che pensate o di darmi consigli o per la strada di venire lì, abbracciarmi, chiacchierare con me, chiedermi la foto, insomma qualsiasi cosa. Ci sono ragazze e ragazzi che non sono timidi e vengono, eccetera, però tantissimi si vergognano, invece non dovete, perché per me siete importanti davvero, non solo quando accendo la videocamera e premo rec, ok? E poi non me ne frega niente, per me siete importanti sempre, anche quando non sto filmando un video, anche quando mi vedete per la strada, per me siete sempre super 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 importanti e mi rendo conto e me lo ricordo sempre che quello che ho, o comunque il mio lavoro, se posso fare quello che mi piace come lavoro, ecco, lo devo a voi. Certo, voi spesso mi dite, no Nicole, perché tu comunque coinvolgi il pubblico, sei brava, sei simpatica, a noi piace seguirti, eccetera, però è comunque anche merito vostro se io faccio quello che faccio, perché se non ci fosse voi, io che cosa starei a fare qua? Tipo inizialmente, quando ho iniziato il 2009, io pensavo che gli unici a guardarmi sarebbero stati tipo mia mamma, anzi nemmeno, non aveva neanche il computer, tipo qualche amica e 5 persone per caso che cliccavano, ecco, per farvi capire. Quindi so che questo video è un po'... ma sapete che quando io filmo i video chiacchiericci parlo a vanvera, che tra l'altro, piccole parentesi, ho scoperto qualche giorno fa cos'era la vanvera, andate a cercarlo su Google, cioè io sono morta da ridere comunque, e quando ogni volta che dico questa espressione mi viene da ridere. Comunque so che questo video, in questi video io parlo un po' a vanvera e non seguo una scaletta, perché in questi video chiacchierici io accendo la videocamera e parlo, tipo stream of consciousness di Joyce, avete presente? Cioè butto fuori tutto quello che ho dentro e vi parlo come mi viene spontaneo, quindi spero che, di solito, anzi, so che capirete quello che volevo dirvi, perché lo capite sempre, e di questo vi sono grata, perché io non so mai se mi spiego bene quando faccio questo genere di video, anzi, non so mai se mi spiego bene in generale, però voi mi capite, forse perché ormai mi conoscete da talmente tanto tempo che ormai sapete decifrare il nicolese, ok? Però questo era un po' quello che volevo dire. Nell'ultimo periodo forse io mi sono chiusa un po' in me stessa, forse con determinate cose che magari anch'io ho sbagliato, che potevo evitare, eccetera, perché ripeto, non sono perfetta, anzi, specialmente in questo periodo capite che se faccio degli errori, non voglio dire giustificatemeli, ma capitemi, e quindi non voglio che... non so come dire, non voglio che vi allontaniate da me, perché io per voi ci sono. E colgo l'occasione anche per dirvi che se mi scrivete in privato e io non vi rispondo, ragazzi, non lo faccio apposta, il fatto che voi siete tra Instagram e YouTube, siete 1 milione e più se consideriamo anche Facebook, e io sono una soltanto e non riesco a rispondere ai messaggi privati. Cerco di lasciare cuoricino sotto i commenti ai video, cerco di essere presente anche su stories, cerco di postare quanto più possibile, però i messaggi privati li leggo, sappiate, perché in direct
bisogna scegliere allow, cioè conferma, perché voi vediate che io li ho letti, ma io non confermo, ma li leggo tutti, quindi i direct che mi mandate, io li leggo, sappiate che li leggo sempre, però se non vi rispondo vi prego non prendetevela sul personale, perché se vi faccio vedere, non posso, ma se vi faccio vedere la lista dei miei direct e ne arrivano di nuovi costantemente e non ce la faccio a rispondere proprio, però cerco almeno nei commenti pubblici, in modo che anche gli altri possano vedere le risposte che do, di farvi capire che comunque ci sono, anche solo con un cuoricino, anche se rispondo a un commento ogni tanto, però è per farvi capire che ci sono. Stessa cosa anche su Instagram, che non so perché quando metto cuoricino dopo un po' non me li fa più mettere, non so, forse è una specie di filtro anti-spam che ha messo Instagram, ma io cerco, e per farvi capire che ci sono e basta. Credo che questo sia un po' tutto quello che volevo dirvi. Mi scuso se ho fatto degli sbagli, mi dispiace se mi sono allontanata da voi, se mi avete sentita più lontana in questo periodo, questo mi dispiace molto, perché io sono sempre la stessa, e quindi sì, questo di questo volevo parlare. Sto ancora organizzando la mia vita, nel senso che se io potessi spiegarvi le cose probabilmente capireste molto molto bene, anzi sicuramente se io potessi spiegarvi le cose voi capireste bene. Però non posso, ma sappiate che sto organizzando la mia vita per il momento, ma cerco comunque di essere presente sempre, di non saltare video. A volte li salto perché magari sto facendo altro, sto lavorando a progetti e mi dispiace un sacco quando salto un video, mamma mia, perché so che siete là ad aspettarlo e io non lo carico e mi sento super in colpa, oppure appunto perché ho da fare cose per il divorzio, ok? Quindi se succede che salto qualche video, perdonatemi, ma comunque cerco di esserci sempre dal lunedì al venerdì alle 17:30. L'orario a volte varia, ma cerco di esserci sempre dal lunedì al venerdì. E niente, mia family, questo è quanto. Vi ringrazio per esserci sempre per me, vi ringrazio per gli abbracci virtuali che mi date e reali che mi date quando mi vedete. E niente, vi mando un bacio grandissimo, vi abbraccio forte forte forte, non dimenticatevi mai che vi voglio tanto bene, e noi ci vediamo, questo video lo vedrete oggi, perché lo caricherò subito dopo, quindi lo vedrete oggi che è venerdì, e noi ci vediamo, no, oggi è giovedì, quindi questo video lo vedrete subito oggi, beh non so nemmeno che giorno sia, questo video lo vedrete oggi subito, sono le 16 e 8 minuti in questo momento, voi lo vedrete se riesco ad editarlo in tempo, ma credo di sì, alle 17:30 di oggi giovedì. Noi ci vediamo domani con un nuovo video che sarà un vlog che sto sempre filmando oggi e basta, e poi ovviamente lunedì con un altro nuovo video, ma insomma questo penso sia chiaro, smettila Nicole perché io parlo troppo. Bacio, non voglio mai lasciarvi, bacio, ciao, a domani.